Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Ian e bentornati nel mio main account. Finalmente me l'hanno ridato, oggi era il giorno di scadenza. Oggi era il giorno di scadenza e me l'hanno ridato. E ho anche già fatto una rank e sono arrivato a Platino 3, quindi ora siamo ufficialmente a Platino 3. Questa è un'altra rank, ovvero questa è una Road to Diamond, è un episodio della Road to Diamond. E adesso ragazzi ci saranno molti cambiamenti, eh? Vi giuro che non mi vedrete mai, 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 mai più flammare. Mai. O almeno per scritto, non potrò mai scrivere più niente. Anzi, tenterò di essere più positivo possibile. Ve lo prometto, sarò reformed. Magari ogni tanto potrei sclerare in voce con voi. Però mai mi vedrete scrivere fuck you o qualche cosa di tossico ai compagni. Anzi, tenterò, devo riabilitarmi. Tenterò di essere reformed. Allora, volevo andare mid, ma mi hanno autofilato botlane. E quindi ho deciso di prendere una di carry che non si vede praticamente quasi mai. O almeno io non lo vedo più. Cioè, è davvero da tanto che non vedo Tristana giocata. Vedo sempre solo Varus, Jhin. Adesso Lucian, ogni tanto Kalista, Kog'Maw, non vedo praticamente mai questo champion. Eppure oserei dire che la di carry che so usare meglio, credo, penso di sì, è la di carry che so usare meglio e che mi piace di più. Cioè mi piace anche tanto Lucian, soprattutto ora che è straforte. E con Bravo avrò fatto una bella accoppiata. Però anche Tristana. Anche Tristana è molto forte, ragazzi. Tristana è molto forte. Se poi Bravo mi dà una mano qui, io inizio a pusharla. Perché se arriviamo al 2 prima, i tizi li ammazziamo. Bravo è molto forte. È molto molto forte, soprattutto contro Vayne. Siamo contro Nami Vayne. Io in teoria un po' la counter Vayne. Cioè, se Vayne non può farmi 1v1. Perché ho molti modi di allontanarmi, di scappare. E comunque faccio tanti danni. Se gli butto la bombetta addosso faccio tanti danni. Ora devo solo ricordarmi un po' il positioning buono. Dovremmo fare il tour prima di loro. Loro hanno Nami, quindi vuol dire che avranno più sustain. Però dei danni notevolmente ridotti. Cioè, insomma, Nami fa dei danni che non ti aspetteresti, in effetti. Ok, è già tanto che ho preso tutti i minion per ora. Qua non so se ho fatto bene a prendere la Q come seconda. Forse era meglio se prendevo... Uè! Ok, dicevo che forse era meglio se prendevo la... Come si chiama? Se prendevo la W. Però boh, magari va bene anche così. Lei ha la Master Race nuova, io ho il Fervor, perché boh, ci sono affezionato, poi non è che la trovo utilissima per adesso la Master Race nuova, almeno non su Tristana. Ecco, evitiamo di... No, qua perdiamo, ragazzi. Non perdiamo. Ok, VP. No, VP. Pensavo che avremmo perso, però... In effetti... Siamo stati... ho sottovalutato un po' i miei danni, ne ho fatti tanti, eh. E a parte che c'era Warwick. Me la sono giocata abbastanza benotto. Abbastanza bene. Boom. Ok. Questo non lo prendo perché sono stupido. Ora, pushiamo qua e... Forse ho soldi per mettermi la BF... No, cazzo, ecco. Ora non ce l'ho più. Avrei dovuto prenderli tutti quanti. Bro, aiutami tu. Ecco. Ok, sto cazzo. No, non ce l'ho. Porca puttana, maledetto me. Maledetto me, sono riuscito a prendere la BF, forse. Però se mi vendo questa riesco a prenderla. Allora, vendere questa è un po' una mezza cagata. Però, insomma, la BF già adesso, avendo dovrei sfondarla. Lo so, è una mezza cagata perché mi sono tolto HP. Perché mi sono tolto HP e lei se... Perché si è messo Ruby Crystal, Vayne? Vayne si è messo Ruby Crystal a 200 HP più di me. Però io gli faccio un botto di danni in più. Perché la BF è 40. Vediamo. Dovrei avere anche più esperienza. Quindi fare il livello prima di lei. Non ho veramente capito perché si è presa questa. Nami anche main. Calami di Nami. Però Brom sembra bravino. E comunque, ve l'ho detto, noi a livello di champ proprio li counteriamo quasi. Forse entrambi. Brom è molto buono con me. Ma Bravo è molto buono con tutti. Voglio evitare di
di attaccare Nami, perché tanto è controproducente. Dobbiamo attaccare solamente Vayne, altrimenti ci sfondano. Lekarim, Lekarim. Io volevo gankarlo Lekarim all'inizio. Lekarim è un champion veramente, veramente forte. Se prende la lead, poi sono cazzi. Poi sono gran cazzi. Ok. Niente. Buono. Purtroppo non abbiamo più lo shield. A parte che in mezzo a questi mini non avrei voluto tradare in qualunque caso. Perfetto. No, no, Mate, non prendere questi. Non prendere questi. Vabbè, fa niente. Ok. Vedete che comunque la BF mi aiuta parecchio anche a farmare. Nice. Guarda, se Braum prende Nami. Buono, ok, hanno usato praticamente di tutto. Ah, ho perso il cannone. Questo non posso prenderlo. No, non ce la facciamo. A sustain ci sfondano purtroppo. E io non ho nessuna forma di lifesteal perché mi sono tolto la Doran. Qua devo stare attento. Se Braum lì prendeva la Q su Vayne, ce l'avremmo fatta. Dai, attaccamelo ancora. No! Ok, ce l'ho fatta. 42 e 32. Sono avanti di minion, ma non così tanto. Ne ho persi abbastanza. Mate, che sta fatto? Ok. Qua c'è bisogno di una ward. Noi stiamo pushando. Siamo al 5 prima di loro, quindi in teoria abbiamo al 6. Non aveva già usato la Q? Ma mi sa che... Aveva già usato la Q. Unlucky. Bro, tra l'altro ha l'ignite, non ha l'exhaust. Qua era molto meglio l'exhaust, amico. Non ho capito perché non ha preso la Q. Sarebbe potuto scappare e usare l'Ial, però non ci ho pensato. Non ci ho pensato, farò una cosa stupida adesso. Mi rimetto la BF. Anzi. Dov'è? Dov'è? Mettiamo questa, va? Facciamo così. E così. Perdonatemi, io non sono meno di carry, quindi non è che abbia proprio le meccaniche da di carry. Però ora mi metto queste due così, mi prendo un po' di lifesteal, perché... Qui abbiamo perso perché Braum è andato troppo avanti. Io mi sono fatto anche prendere dalla bolla di Nami. E purtroppo non ha hittato la Q su di lei. Non so come possa... Cioè, non l'avevo tirata. Forse l'ha usata prima e non me ne sono accorto. Può darsi. Questo lo prendo? Non lo prendo. Fa culo. Questo sì. Devo dare un colpo se non lo becco. Ok. Ora qua sarà un casino prenderli tutti. Ok, perfetto. Perché la... No, qua la frizzo. Ma non può... È un casino frizzarla con Tristana perché il suo autoattacco è split damage. Cioè, se io la stitto questo... Vedete? Se io la stitto... Cosa stai facendo? Se io la stitto questo, il danno si splitta anche agli altri, a quelli vicino. Perché è proprio la passiva della sua E. Guardate, vedete? Visto? Visto, ho fatto 100 di danno agli altri. E quindi frizzarla con Tristana è sempre un problema. Ora, per esempio, non è frizzata manco per il cazzo. Cioè, tutti i minion pushano verso di loro, quindi tanto vale. Qua potevamo andare, in effetti. Qua potevamo andare, ma non mi fidavo di Nami. Ops. Quello che l'ho lasciato a lui. Ah, una speed incredibile sta cosa. È la sua passiva, gli dà una speed... Ma sta facendo la Trinity. LOL. Trinity Vayne. New meta? Mate, perché queste... Allora, Braum sta facendo delle E totalmente a caso. Ora dobbiamo aspettare, non possiamo ingaggiare senza la sua E. Senza la sua E non possiamo ingaggiare. Noi siamo più forti di loro, solo che bisogna fare le cose per bene. Bisogna fare le cose per bene. Altrimenti non ce la facciamo. Io vorrei anche guardarla. Aspetta un attimo, eh. La metto giusto qui. Infatti già è guardato. Ancora uno scudo a caso?
vabbè, unlucky exhaust. Purtroppo. Purtroppo loro sono più forti. Brom l'aveva anche giocato abbastanza bene. LOL, che handicappato. Brom l'aveva giocato anche abbastanza bene, ma... qua la differenza di summon si è fatta sentire, perché l'exhaust su di me è stato molto più forte del... dell'ignite, che Brom giustamente non aveva perché l'aveva usata prima. Da solo, però fa niente. Allora... ora mi faccio questo. Cioè no, non mi faccio questo. Inizio così. Iniziamo così. E poi mi costruisco l'Hurricane. Abbiamo bisogno di solamente... Other, we need just one gang. Abbiamo solamente bisogno di una gang e poi riusciamo magari a cavarcela da solo. Da soli. Haha. Perché ora? Perché? I'm top laner. Oh! Souls. I mean... lol. Vuden. Insomma, pensavo era Udyr il coso. Pensavo era Udyr il jungler. Invece era Warg. Vabbè. Che poi l'ho anche visto qui all'inizio. Proprio stupido. Ma tu devi prendere. Non l'ho ancora capito. Mi sa che non è meno supporto il tizio. Come io non sono meno di carry. D'altronde. No. Perdiamo. Perdiamo, ci fanno un botto male. Anch'io gliene faccio, però. Però loro ce ne fanno di più. Ora come devo star fermo. Intanto guardo qua dentro. Bello unlucky. Ekerem è un po' ovunque, mi sa. Bello unlucky, cazzo. Ha anche flashato, lì gli mancava un autoattacco. In effetti sta Master Swain è bella strong. Se mi faccio... ok. Spiegami che posso farci. Ho capito. Però c'è il mio supporto. No, lascia stare. Oh, ho crittato quando non dovevo. Ehi, attacca! Allora. Dai, siamo tutti bot. Mi fate una gank e poi ce la faccio da solo. Però ho solamente bisogno di una ganchettina. Nami è bella. Eh sì, Nami. Vayne è bella forte. Ho fatto 138 di Q. Ok. Vabbè, ha usato la bolla. Morta. Perfetto, ho anche usato un flash del cazzo. Io qua l'avevo abbastanza intuito. Infatti sono andato avanti. Perfetto. Vedete, bastava solo una gank. Qua Bravo è stato molto bravo perché ha fatto un bel CC e io gli sono andato addosso. L'ho sparata via immediatamente perché non volevo dargli tempo di kitarmi. Chi è quello, Ekerem? No, non ce la facciamo. Ok, cos'era uno Shandrake? Vabbè, non male. Alla fine siamo abbastanza in early game. No! Siamo abbastanza in early game, quindi ci sta. Lo Shandrake è forte quasi solamente in early game. Poi in late fa cagare, a meno che non è veramente 3. E allora diventa forte. Ok, perfetto. Dovrei aver l'Hurricane, forse no. Mi sa che mi manca ancora un pelo. Sì, mi manca giusto... un cazzo, mi manca 200. Che avrai vendendo la Doran Blade, ma... basta, non voglio più vendere cose. Quella mi serve, mi dà HP e... e lifesteal. E probabilmente sono morto per quello prima, sapete. Cioè, anche per quello, perché avevo... 80 HP in meno, non sono mica pochi. E lei contando che ne aveva almeno 200 in più. Perché sta facendo... si è fatta la Trinity. LOL. Vengo la Trinity, ma da quando? New meta. Vabbè che la Q ce l'ha ogni 2 secondi, quindi più o meno potrebbe anche workare, ma... Boh. Sono un po' perplesso. Qua sarà guardato? Io voglio solamente mettere una ward qui così. Ok. Mate, non usare sempre quella V ad minchiam. Quella V devi usarla per salvare a me. C'è una wave gigante, quindi io direi di... farmare. Madonna, il danno che mi ha fatto. Ehi, che cazzo sta a fa'?
Ecco. Che noia. Please, don't engage like that. Ci sfondano. Io qua sono dovuto andare perché sennò Brombo ci moriva come un pirla. E forse dovevo lasciarlo morire come un pirla. Qua avrei dovuto lasciarlo morire come un pirla. Sei morto, ti freedivano. No, 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 ti freedivano. Rip. Oh. Oh, beh, sei morto. Lol. Non è decisamente main support. Decisamente non lo è. Ma si vede, è abbastanza scarso questo tipo. È abbastanza scarso. Vediamo se Azir ci covera. Non tentare di ucciderla perché ti sfonda. No, non ce la fai. Oh, forse sì perché ha preso l'agro di torre. Unlucky. Il Karim intanto è 3202. 4-0-2. E Karim è enorme. Non mi prendo il CS, ti prego. Ok, grazie. E Karim è una bella gatta da pelare. Però qua posso prendere la torre. Torre. O forse no. Sì, sì, la prendo, la prendo. Non è la prima del gioco, però. No. In teoria dovrei prenderla, eh. Ok, 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 ancora 2, 3, 4, 5, perfetto. Sto ancora un po' perché tanto non possono venirmi. Ok, ora me ne vado. 107, l'hai fermato 95, però è 5-3. Ha 3 kill in più. Però vabbè, io ho 3 assist. Malzar sta arrivando giù, io me ne sto andando, stavolta non ti seguo più. Mi dispiace. Ma prendo le mie belle scarpette. E ora mi faccio l'infinity. Poi dopo l'infinity vediamo un po' loro cosa hanno. Queen, Karim, Malzar, Vayne, Nami. Mi sa che mi farò una bella Blood Tearster perché mi faranno malissimo sicuramente. Cioè se mi arriva addosso Karim devo kitarlo in qualche modo. E senza lifesteal non lo kaito. Anche se in teoria dovrebbe difendermi però, ma diciamo che per ora tendo a fidarmi solo di me stesso, visto i precedenti. Per ora tendo... Madonna i danni. Tendo a fidarmi solo di me stesso. Warwick, se dovresti avere l'ulti, ce la fai? Vai, 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 vai. Unlucky. Era il meglio che potevo fare. Visto che c'era anche Ekarim, era il meglio che potevo fare. Perfetto. No, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Il tizio è 502. Qua non ho giunga da farmarmi, niente, me devo andare. Non ho neanche giunga da farmarmi. E Karim è grosso e soprattutto è all'11. E soprattutto è all'11. Più che altro è quello il problema, che sia all'11. Il problema è che è all'11. Perché se ha 2 livelli più di me, vuol dire che ha 2 punti in skill più di me. E quindi mi sfonda. E Udyr, poveraccio, contro... non può farci niente. È già tanto che ha farmato. No. Questi mi divano. Questi mi divano, non posso farci niente. Wow. Questi mi divano, non posso proprio farci niente. Però posso tornare a botare. Ma Vayne, 1v1 dovrei riuscire a farmela. Se non mi stunno io dovrei riuscirci. Se mi stunno non ce la farò mai. C'è un Infernal Drake. C'è un Infernal, ragazzi. E questo sapete cosa vuol dire? Che io non ho visione qua. Io non ho visione qua. Quindi quasi sicuramente verranno tutti quanti da me. Buono. Ok. Però c'è quello lì. Se lo stanno facendo Vayne da sola. Forse assieme a... No, lascia stare che c'è la Vayne. Questo lo lasciamo a Zid. Bravo che far. Eh sì, che farmi, che... No, non possiamo, non ci rifacciamo 2v2 quei cosi, non ci rifacciamo. Quando avrò l'infinity allora sì, ma adesso assolutamente... Io non te la seguo la call, cioè, proprio zero.
Non te la seguo. Arrangiati, mate, io non te la seguo. Non voglio morirci di nuovo per colpa tua. Concentro, farmo. E questo è l'importante. Lui si prende il blu. Ora recallare non posso. Warwick dovrebbe venire qua. Questo qua è importantissimo. È importantissimo questo Drake. Cioè non possiamo lasciare l'inferno a loro. Se lasciamo l'inferno a loro abbiamo già perso. E non possiamo farlo adesso. Se lo facciamo adesso. Ecco, ci viene addosso. Non fightiamo. Non ce la facciamo. Non fightiamo. Ok, Warwick sta arrivando. Qui nel top lane. Io devo farmarmi questa wave, però non so se ce la faccio. Non posso farmarmi quella wave. Perfetto. Non posso far niente. Ho sbagliato anche il positioning. Ah, rip me. Vabbè, raga, Udyr top, non ci potevo fare niente. Cioè, Udyr top e quindi in giro. Poi questi due sono morti con le ultime. Io ho fatto quello che potevo. Qui ci ho pensato. Qui ho detto, vado addosso a Malzahar e lo ammazzo e poi me ne vado. Ma non ero sicuro di avere abbastanza danni. E qua sicuramente sarei andato lì per morire, quindi ho detto no. Vabbè che sono morto uguale, però. Però proprio qua non potevo. Ah, oh, cazzo, vorrei vendere questa, ma non puoi, non puedo. Non è worth assolutamente questa torre. Qua Udyr aveva anche il TP, qua Udyr doveva assolutamente venire ad aiutarci. Per un Infernal Drake il TP il top lane dovrebbe usarlo. Vabbè che ciò non giustifica il fatto che Warwick e Zir siano morti con le ultime, però. Dai, che ce la fate. Ragazzi, giratevi su. Giratevi su questo! No, sono buoni incappati. Sono davvero incappati. Fammi fermare un po', va. Quanto mi manca la Trinity? Ok, ce l'ho. Eh sì, all'infinito ce l'ho. Spero di non trovarmi gente che mi fa la festa qui. Ok, me ne vado. Penso che dovrò farmi peeling da solo. Ok. E ora mettiamoci la Battista. Ah, vorrei il Rapid Fire Cannon per avere molto più critico, eh. E anche quell'attacco più lontano che mi servirà. Però, boh. Ho bisogno di lifesteal, cazzo. Ho bisogno di lifesteal. Loro non hanno tank, quindi non mi devo fare la Ruin King. Cioè, non hanno gente con tanti HP. L'unico con tanti HP è. E Karim. C'è che poi tanti. E tra l'altro la ninja ta. Rip. No, no, non ce la fai, non ce la fai. Siamo fuori posizione. Unlucky, raga. Se però. Bro, è tutto in parte da Brom, è proprio scarso. Brom è proprio scarso. E più che altro non sa come posizionarsi. Bello questo ZZ. Non so perché Nami abbia usato un locket così a caso. Ok, sta cosa ci. Ma dai! Mi lo stanno tirando. Perché mi sta pingando? Ah, forse stanno pingando gli altri. Lo so, stanno facendo il Baron, ma non li fermeremo mai. A parte che stanno, sicuramente. Cioè, non li fermiamo. Proprio. Non li avremmo mai fermati. Proprio mai. E ora si difende. Il problema è che io non posso farmare. Il problema è che io non ho di che farmare. Perché la giungla è completamente vuota. E la main wave sta arrivando. Ma se arrivano anche loro, non posso difendere la T2 con loro il paro. La T2 non si difende mai. Quando il nemico è il Baron, a meno che non hai veramente tutti quanti i champion che wave clearano, ma al momento non è questa la nostra condizione. Me la faccio 1v1 queen.
314 con Phantom Dancer e Draktar? No, la risposta è no. Proprio no, mi apre, cioè mi arriva addosso, mi fa due attacchi e io sono morto, molto probabilmente così. Però almeno difendo la torre. Voi ragazzi, voi non dovete ingaggiare. Dovete stare sotto torre e aspettare. Io... sono proprio scarsi. Sono proprio scarsi. Udine intanto si fa i cazzi suoi. Io sono qua destinato a difendere una torre da solo. Però unlucky. E che mi pinghi? Spiegami che mi pinghi. Spiega, non li avete sbagliato voi. Non si difende la T2 quando loro nel bar ne sono più avanti soprattutto. I guess unlucky team. Eh no, non posso proprio difenderla. Come la difendo sta cosa? Con sogno e speranza. Non la difenderò mai. Attacco Nami perché è l'unica che posso ammazzare al momento. Non so cosa ho fatto, perdonate, pensavo di ucciderla. Raga, 10 VP, che vedevo di? Alla team. Molto molto scarsi. Molto molto scarsi. Molto 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 scarsi. Vabbè, io me la sono giocata al meglio che potevo. Spero che comunque vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo game. Ciao.